E benvenuti a un nuovo video di Magic Badge. Oggi andiamo a fare un breve, cercherò di portare via 5-10 minuti al massimo, diciamo più 5 che 10, su un aggiornamento su come sta andando un po' l'Italia. Allora, cosa diciamo? Cominciamo a parlare un po' delle cosiddette risorse che ci stanno un po' invadendo. Un bravo matematico, un bravo capisce che e il paese dove vengono è 7-8 volte più grande del nostro, quindi tutti non ci stiamo, poi fanno fatica a esserci lavori per noi, ma forse è quello: vengono qua, violentano le nostre donne, prendono le nostre figlie, cose più gravi, occupano le nostre case, dipende dal padrone, per carità, perché io padrone, se tu mi entri in casa, occupi la casa e vuoi fare l'arrogante, io prendo la spranga e te la do nelle gengive. Sono padroni, poverette vecchietti, anziane che sono costrette a lasciare la casa, perché sì, se ti occupano la casa hanno ragione loro, poverini, spranghe nei denti, nelle gengive, lo dico io. Non si chiama la polizia, perché la polizia ormai non può più fare niente, hanno paura anche loro, perché come si muovono, vengono denunciati, come si muovono, sbagliano loro, ha ragione solo le risorse. E allora io dico no, non funziona così. Io ho visto un video di un italiano che l'ha capita come funziona, ha buttato via tutti i suoi documenti, tutto, e avendo le cose un po' orientali, un po' di giù, è andato in mezzo al mare col barcone, poi si è buttato in mare come ha visto la barca della la nave della Marina, si è fatto, così ha detto, recuperare, è diventato un immigrato, albergo 5 stelle, mangiare, vitto, alloggio, tutto gratis. Lui l'ha capita. E noi, immigrati, quando andavamo nei loro paesi, dovevamo vivere nel fango, avevamo pane e acqua se ce lo davano. E poi adesso vogliono costruire, la grande stronzata, vogliono fare, il partito islamico in Italia. Te vieni a casa mia a fare il partito islamico, quando già il nostro governo ce ne sarebbe da ridire, da discutere. Non si può fare. No buona, come dico loro, no buona, no buona, cosa no buona. Ecco. E poi io vedo l'Italia che si sta sfasciando, sgangherando, tutto l'anno. Cosa devo dire, ragazzi? E niente. Io so che ci sarà una manifestazione l'11 settembre, così dicono, in piazza Roma, dove 60, 70, barra 80 mila persone dovrebbero andare a manifestare per i diritti, la civiltà italiana, ed è giusto, secondo me è giusto, io condivido, sperando che sia una cosa non violenta, ma ormai siamo ridotti in Italia che la non violenza non può più non esserci. Loro, le risorse, vengono qua, violentano le nostre donne, violentano le nostre figlie. Poi io ho visto risorse in fontane pubbliche nude, dove passano anche bambini, bambine in piazza, con le mani pulirsi sedere e poi con la stessa mano che sono pulite sedere bere, prendere da bere e bere e poi allo stesso tempo ripulirsi e poi ribere. Integriamoci. Ho visto immigrati alla fermata del tram salire come le scolarette che vanno in gita di seconda elementare, tutti azzuffati qua e là. Spingere, spaccare le porte perché devono salire, vuole rimanere a piedi, poverini. Poi vogliono il wifi. Hanno l'albergo 5 stelle, vogliono il wifi perché il wifi ci vuole, è obbligatorio. Il mangiare deve essere buono, mangiare buono, mangiare buono, poverino, qui si mangia quello che mangia qua, si mangia la pasta con ragù, con la panna, e si mangia la pida romagnola, stiamo in Romagna, sei prosciutto. Il prosciutto le fa con le baguette e se il baguette non ti piace, comunque, adesso è uscita da poco la storia che a Rimini, qua poco lontano da noi, hanno stuprato un branco degli stupratori, hanno stuprato quella ragazza in spiaggia, neanche la sera, neanche più una passeggiata in spiaggia si può fare, ormai vabbè che non si può fare più neanche una passeggiata
in, in città, in paese, senza avere un bastone, un manganello in mano, perché qui ti salta addosso, eh? Bisogna veramente essere, cominciare a girare con manganelli e spranghe, che se no è pericoloso, ti fanno fuori questi. Comando loro a casa tua, ma voilà. Cosa vi devo dire? L'Italia sta andando avanti abbastanza bene, vedete anche voi. Si continua. Qui scoppierà una terza guerra a breve, sicuro. Io non dico che bisogna essere razzisti, per carità, il razzismo è sbagliato, perché il razzismo siamo tutti figli dello stesso Dio. Magari loro sono figli di un Dio minore, la vedono in modo loro. Però siamo tutti figli dello stesso Dio, quindi cerchiamo di andare d'accordo, cerchiamo di. Ma come si fa ad andare d'accordo con gente che viene qui per ucciderti, gente che viene qui per comandare? È come se. Io sfido quelli del governo, se ci vanno gli immigrati là, si mettono nella poltrona il presidente a incominciare a dire facciamo così, tutti che stanno zitti, tutti che non dicono niente. Accettano, perché sono le risorse a dirlo. Le risorse sarebbero state accettate meglio se a loro tempo, quanto venissero qua, anche se vengono milioni, per carità. L'Italia e la Romagna soprattutto siamo molto ospitali, però se vieni qua per uccidere, se vieni qua per ammazzare, se vieni qua per picchiare, è normale che te ne vai a calci in culo, eh? Così funziona qui, così mi hanno insegnato. Come se io vengo al tuo paese e tu mi cacci in culo se non mi comporto bene, anzi forse mi dai anche qualche coltellata, qualche sforacchiata me la dai, invece noi qua siamo gentili, ancora le sforacchiate non te le diamo, perché ci arrestano noi, ci arrestano noi. E se tu dai coltellata a me, va bene, poverino, il giorno dopo sei fuori a bere un drink con gli amici, se io do una coltellata a te, sto in galera 2 o 3 anni. Poi dicono gli italiani si arrabbiano, è per forza, è per forza. Come fai a non arrabbiarti con gente del genere? Comunque, andiamo avanti. Da Magic Patch è tutto, io vi risaluto, cercherò di portarvi qualche altro video anche sulle serie del Bus Simulator, Car Simulator e tutto il resto, ma purtroppo lavorativamente. E anche con la moglie che è in dirittura d'arrivo per farmi diventare papi, sono un po' molto occupato, diciamo siamo un po' di intenzione. Comunque io vi saluto, vi invito a stalkerarmi, a continuare a seguirmi per questi altri video e mi raccomando, no alla violenza perché noi italiani siamo superiori. Noi dobbiamo far vedere che siamo un popolo superiore. Non siate violenti, male se vengono lì e vi violentano la figlia, chi è che non gli caccerebbe qualche bastonata nelle gengive? Però cerchiamo di essere superiori. Beh, da me c'è invece tutto, stalkeratemi, mettete mi piace, qua sotto c'è mi piace, mettete mi piace. Ciao a tutti!